teatro è una macchina del tempo. Noi siamo, abbiamo questa fortuna di aver scelto, io ho questa fortuna di aver scelto il mio mestiere, perché mio padre non me l'ha imposto. Mi ha estradato, ma non me l'ha imposto, mi ha sempre lasciato libero. Allora cosa succede? Che il teatro ti consente, la fortuna di chi fa l'attore, è quella di poter vivere ogni mese, ogni giorno, ogni ora, una vita diversa che non è la tua. Certo. Di raccontare mille storie, di arrivare dove tu non puoi arrivare, se non tramite il teatro, e di portare il pubblico dove tu non lo puoi portare se non tramite il teatro. C'è anche da dire che comunque bisogna vedere, bisogna pesare, mettere sulla bilancia due che hanno assistito ad un delitto, uno che va a testimoniare, uno che va a denunciare spontaneamente un fatto, uno che viene intercettato ed è gioco forza, è costretto a testimoniare perché è chiamato prima. Ci sono tante cose. E quando le si vedono da fuori è un discorso. È facile dire quello era vittima di estorsioni, eccetera, eccetera. Perché non denunciava? Non è facile. Non è facile. Niente è facile. Ho capito. Quando ci si è dentro è diverso. È diverso. Come ogni cosa, d'altronde. E quando ti trovi ad interloquire con chi rappresenta lo Stato a tu per tu, lei come mai non... Lei cosa avrebbe fatto? Le sembra facile? No. Quindi c'è il lato istituzionale, si fonde col lato umano. E ne viene fuori quasi un ibrido che tu non capisci, non sai se ti vogliono fottere, non sai se ti vogliono salvare, non sai. È tutto nelle loro teste. Però poi quando ne esci pulito e tranquillo ti sei reso conto che comunque c'erano e ti hanno aiutato. Questo è il messaggio che passa. Per definire tre buoni motivi per vedere le sue di giustizia. Tre? Solo tre. Incisivi. Io dico perché ne vale la pena ed è bello lo spettacolo. Mi associo perché comunque ho sempre postato solo. Ne vale la pena. Spettacolo moderno e con un linguaggio molto giovanile ed attuale. Quindi... Okay. E poi perché ci siamo noi, voglio dire.